Eccoci qua, bentornati a tutti quanti, benvenuti per chi è la prima volta che accede, che scopre questo canale. E, sto preparando la borsa, ormai è autunno, primi giorni d'autunno, sto preparando la borsa per tutti i giorni, quella più semplice possibile, quella più piccola possibile. Vi faccio vedere insieme, insomma, la riempiremo. Allora, è una borsa di Coach. Questo è un autoregalo che mi sono fatta per il mio compleanno quest'estate. Dunque, è un bauletto in pelle. Non è grandissimo. Dovrei andare da Coach a farmi mettere a far incidere le iniziali, perché quel giorno non avevo tempo e quindi sono andata via di corsa. Dunque, queste dovrebbero essere un 30, 32, 35, 30 centimetri per 20 di altezza per 12 circa di larghezza. È un bauletto, come detto, in pelle, ha delle rifiniture sportive, delle cuciture in filo color giallo senape, un po' quel colore che hanno i jeans. Le parti in metallo sono argentate, come ho detto è di Coach, anche il marchio Coach è metallo, tutti i rivetti sono marchiati, sì, sono marchiati Coach e sono tutti in metallo argentato. Questa è un fermo della chiusura superiore, ecco qua. Vediamo insieme, vediamo cosa mettere dentro. L'ho detto, voglio soltanto mettere gli essenziali. Questa è la tracolla che andrà agganciata, cioè che va agganciata qui, l'agganciamo insieme. Uno e due, ecco qua. Perché ho scelto questa borsa? Perché è molto sportiva, va bene con i jeans, è una borsa veloce per tutti i giorni, no? Dentro mantiene la forma con questo cuscino scamosciato imbottito, molto comodo, anziché la carta, anzi ho preso spunto anche da questo per fare altri. Far fare, questa è la notazione, però far fare altri, o fare altri cuscinetti così con dentro del fluff per questo che cos'è? Ma non lo so, un'altra cosa da mettere qua, vabbè, comunque. Ah, forse è questa, no, me l'avevano regalata per quando ho comprato la borsa, perché l'ultima che avevo comprato era in blu e quindi c'è scelga, c'è un regalo, c'è scelga una di queste targhette, l'avevo scelta in blu. Comunque, stupidaggini. Allora, iniziamo. Prima di tutto, la cosa principale è il mio quaderno, quindi questo va senz'altro, questo tutti i giorni lo devo avere con me. Allora, come è fatta questa borsa? All'interno c'ha una tasca qui più grande, dove andrò a mettere il cellulare, e una tasca con zip più piccola. Dietro non c'è niente, ok. Qui c'è ancora il prezzo, ma lo andremo a togliere. Lo tagliamo. Va bene. Dunque, cellulare, sto registrando perché, dunque, il mio iPhone 13 Pro Max l'ho dato a mio figlio e io quest'estate mi ero comprata il 14 Pro Max. Questa è la Poi mi sono pentita perché ho detto se aspettavo un mese avrei preso il 15. Comunque io di solito utilizzo sempre gli ultimi modelli, anche perché faccio video per la video, insomma, qualche cosa per lavoro. Questo entra qui, sì, ok, mettiamo qui. Ho comprato anche delle AirPods, quelle con il jack, perché quando sono in giro o quando sono in riunione fuori, che mi aggancio al computer, non uso quelle senza filo, perché quelle hanno una durata della batteria un'ora, un'ora e mezza. Molte volte le riunioni sono lunghe, 2 o 3 ore, quindi preferisco agganciarmi al computer con queste con il jack per evitare che si scaricano. Ok, una bustina,
Questa era di H&M, l'avevo presa a Stoccolma 2 anni fa. Comunque è una di quelle sacchette che utilizzate per la spesa. Il mio portafoglio, questo l'ho utilizzato tutta l'estate, bianco, però dovrei cambiarlo, però adesso non c'ho tempo, quindi metto dentro questo. Immancabili gli occhiali da sole, io uso quelli polarizzati della Ray-Ban, eccoli qui. Questi sono immancabili nella mia borsa. La custodia dei miei occhiali da sole, non so se lascio questa. Questi sono gli occhiali di Fendi, eccoli qua, che ho da vista, eccoli qua, sono molto carini. Non so se si vedono, non so, sono molto carini perché hanno questa caratteristica. Sono molto carini, comunque adesso li rimetto altrimenti non vedo niente. Perfetto. Comunque non so se lasciare in borsa questa custodia o metterne una più piccolina, piatta. Vediamo un attimo. E poi lo spray anti-zanzare, perché io sono allergica alle zanzare, a Roma ancora ci sono zanzare, quindi io le devo portare per forza. Questo è un pacchetto di caramelline, queste sono la vitamina C, uniamo l'utile al dilettevole, un pacchetto di Fresh and Clean, ormai dopo il Covid mi sono abituata a disinfettarmi le mani sempre, quindi ce l'ho sempre dietro. E poi mancano le chiavi, ma queste insomma sono, queste qui sono le mie chiavi, chiavi della macchina e chiavi di casa, sono enormi, comunque adesso non le metto dentro perché devo uscire. Una piccola pochette dove io tengo come si chiama, i fazzolettini di carta, altre cose per il bagno, insomma le tengo sempre lì. E questa è una pezza enorme per gli occhiali, perché me la sono fatta dare dall'ottico, perché ho detto non è possibile che date quelle pezzette insignificanti, io non riesco a pulire nulla, voi avete sempre gli occhiali tutti belli, lindi e pinti. E allora mi ha detto: signora, ne diamo una, perché insomma vabbè, mi hanno accontentato, me l'hanno regalata una, infatti con questa gli occhiali sono sempre puliti. Anzi, vi consiglio, se vi capita, andate, fatemene dare una di quelle che usano loro, decenti, anche a pagamento, fatela dare. Una penna, metteremo qui, e questo qui, questa piccola pochette che contiene un po' di ritocco per il trucco, vi faccio vedere cosa. Allora, questo è come si chiama, della Kiko, una crema compatta, un fondotinta compatto in crema, un rossetto di Pupa IM, questo è il color, boh, 209, un rosso molto acceso, freddo, tendente al fragola, perché io uso soltanto i rossi che tendono al freddo. Un blush di MAC, questo qui è quello in crema, come si chiama? Glow Play Blush, eccolo qua, che ormai è distrutto, ma io lo adoro questo blush. Devo mettere dentro un piccolo pennello, una pettine per i capelli, il mio profumo, come si chiama, limetta per unghie di Essence, anche se me ne sono tagliate tutte perché faccio prima. Un concealer, questo qui è uno degli ultimi di Tarte, questo è nella colorazione 43N Tandip Neutral, è ottimo perché è un concealer ma ha all'interno una crema, e poi è molto elastico, rimane molto morbido ed elastico, e lo adoro, l'ho comprato in due colorazioni, questa è una un po' più chiara. E questo rossetto di MAC, non so se era un'edizione limitata, non ne ho idea, non mi ricordo. Give Me Fever 428. E questo qui, anche questo colore un po' più scuro, un rosso un po' più scuro, ma sempre tendente al freddo. Questo, ecco, devo ricordarmi soltanto di portarmi dietro un pennello di quelli retraibili, perché il blush in crema, immaginate quello che combina. Qualcosa per i capelli, e
Ebbene, questo è quello che ho nella borsa, che è già molto perché è già piena, ma questi sono gli essenziali, come detto. Meno di questo è impossibile perché significa soltanto prendere le chiavi, uscire e andare a prendere la posta o buttare lo sporco, cioè impossibile. Comunque sia, questa è la mia nuova borsa per l'autunno, anche così è abbastanza pesantina, perciò è una tracolla molto comoda, sportiva, easy. Bene, alla prossima, ciao.